Emergenza senza fine, nuovi sbarchi in Calabria, Roccella soccorsi in 122, con loro anche 41 minori, e a Vibo Marina è attesa una nave con 400 disperati, è il decimo sbarco nel 2016, il 25esimo totale nel Vibonese. Discarica di Celico, la battaglia continua. Siamo delusi dalla politica e dalla regione. Così il comitato presilano, che da anni chiede la chiusura dell'impianto cosentino. Agevolazioni a chi studia in centro. A Catanzaro il sindaco Sergio Abramo ha sottoscritto 4 protocolli di intesa volti a garantire agli studenti universitari diversi benefit per una maggiore fruizione del cuore della città, mentre a Cosenza l'Unical apre le porte alla massoneria. No all'abusivismo e alla contraffazione, anche a Cosenza la manifestazione nazionale organizzata dalla Confcommercio sulla lotta all'abusivismo e alla contraffazione. Dagli applausi ai fischi, il Crotone perde a San Siro contro l'Inter ma esce a testa alta dal Meaz, Cosenza e Catanzaro perdono ancora e a fine gara vengono presi di mira dai tifosi, sorride la Vibonese, male anche la Regina. Non si fermano gli arrivi sulle nostre coste. Nella tarda serata di ieri sono sbarcati in 122 nel porto di Roccella Ionica, tra loro 27 donne e 41 bambini. I migranti di nazionalità siriana, irachena, somala e ucraina sono stati soccorsi in mare aperto da una motovedetta della Guardia Costiera tramite una complessa operazione di recupero. Ad intercettare l'allarme lanciato dall'imbarcazione in difficoltà a 125 miglia dalle coste calabresi, una nave maltese, il recupero ha impegnato 2 motovedette della Guardia Costiera che hanno raggiunto il natante in difficoltà dopo 6 ore di navigazione. Trasbordati sull'imbarcazione della Guardia Costiera, i profughi hanno raggiunto il porto di Roccella, dove sono stati sottoposti a un primo screening sanitario e successivamente condotti in strutture di prima accoglienza. Solo in questo fine settimana sono state oltre 2.500 le persone salvate dal mare. Ieri 2.185 sono state soccorse al largo delle coste libiche durante una serie di interventi coordinati dalla Guardia Costiera. Ottobre è stato il mese record per numero di arrivi, con oltre 30.000 sbarchi. Il totale dal 1 gennaio si avvicina così sempre di più ai 170.000 registrati nell'anno finora di massimo afflusso, il 2014. Loredana Colloca per la CNews 24. Siamo delusi dalla politica e dalla regione, così Italo Romano, componente del comitato ambientale presilano, che da anni lotta anche sul piano legale per la chiusura e la successiva bonifica della discarica di Celico. Siamo delusi dalla politica in generale, sia da quella locale che dalla regione. Noi sono 10 anni, come già ripetuto prima, che lottiamo a volte insieme alla politica, spesso invece siamo stati usati a seconda delle elezioni varie, regionali, referendum, comunali, ad uso e consumo di sindaci, di liste, di presidenti della regione che ci appoggiavano e non ci appoggiavano a seconda dell'interesse che poteva nutrire in quel momento durante una campagna elettorale. Siamo sinceramente delusi perché questa situazione si poteva fermare quando è iniziata la lotta. Noi abbiamo fatto delle osservazioni al piano regionale dei rifiuti, sono state accolte tutte quante tranne una, ovvero quella di ritirare l'autorizzazione indiretta ambientale a questo impianto. È in corso un iter di deduzioni e controdeduzioni tramite avvocati. Dopo un anno di attesa i sindaci hanno dato un incarico agli avvocati da noi indicati, quindi stiamo contendendo questa battaglia anche legale, non solo per strada, perché noi ci siamo sempre mossi nel giusto. È stata scelta una zona dove è impossibile mitigare l'impatto, perché è una zona a livello naturalistico unica, in cui esisteva un vincolo paesaggistico, ambientale, idrogeologico, e ai confini del Parco Nazionale della Sila, che cosa possiamo mitigare? Non possiamo mitigare più nulla. Rosaria Giovannone per la CNews 24. Si accorciano sempre di più le distanze tra il comune di Catanzaro e l'Università Magna Grecia. Ha preso forma infatti la carta studente contenente i benefit rivolti agli studenti universitari a vantaggio di una fruizione sempre più favorevole del centro storico della città, attraverso la stipula di 4 protocolli d'intesa avvenuta a Palazzo dei Nobili, alla presenza del sindaco Sergio Abramo, dei rappresentanti degli studenti e di AMC, Teatro Politeama, Catanzaro Servizi e Gruppo di Lavoro del Centro Storico. Grazie ai protocolli sottoscritti, gli studenti potranno usufruire di un abbonamento di libera circolazione che al costo di 20 euro consente di viaggiare senza limiti di orario anche il sabato e la domenica su autobus di linea e funicolare e di parcheggiare gratuitamente nel piazzale di Catanzaro Sala, oltre ad una card erogata dall'AMC al costo di 5 euro che permette di avere uno sconto per la sosta della propria auto al parcheggio Musofalo. La Fondazione Politeama invece concede un pacchetto di agevolazioni sugli spettacoli, così come i cineteatro comunale e supercinema. E ancora la Catanzaro Servizi e le associazioni sportive
Catanzaro Nuoto, Sport Insieme e Gruppo Atletico Sportivo garantiscono agli studenti delle condizioni vantaggiose per utilizzare la piscina comunale Vinicio Caliò, mentre gli esercizi commerciali aderenti alle associazioni di categoria rappresentate nel gruppo di lavoro del centro storico propongono un pacchetto di sconti e benefit. Tutti i servizi offerti sono disponibili sul sito internet del Comune di Catanzaro. Rossella Galati per l'AC News 24. Dietro l'acquisto di un prodotto contraffatto c'è un mercato nero che prospera, sottrae risorse alle aziende sane e spesso va ad alimentare gli introiti delle organizzazioni criminali. Sono i giovani i maggiori acquirenti e consumatori di articoli illegali. Per questo la Confcommercio ha organizzato un tour nazionale di informazione e conoscenza del fenomeno, rivolto proprio alle scuole. Oggi ha fatto tappa al Teatro Vendano di Cosenza. Spesso ognuno di noi compie appunto dei gesti, acquista un oggetto taroccato senza ben sapere cosa si nasconde in verità dietro quel semplice acquisto. Abbiamo scelto la forma del teatro civile proprio per rivolgersi ai giovani, per far capire che dietro tutto questo mondo della criminalità organizzata che si interessa della contraffazione vanno via circa 27 miliardi di euro che sono tolti dal commercio delle nostre aziende sane. Insieme alle scuole siamo tutti gli addetti ai lavori, noi istituzioni, dalla prefettura alle forze di polizia con le scuole, per cercare tutte insieme di far sì che i consumatori non cadano in tentazione. Gli articoli contraffatti sono anche potenzialmente dannosi per la salute, perché nel loro ciclo di produzione vengono utilizzate sostanze e materiali allergenici o addirittura cancerogeni. Notevoli le ricadute sociali anche in termini di perdita di posti di lavoro. Salvatore Bruno per la CNews 24. Era stato presentato come lezione magistrale l'incontro con Stefano Bisi, Gran Maestro del GOI, ovvero Grand Oriente d'Italia, una delle più note istituzioni massoniche nazionali. Ed invece si è trattato di un incontro organizzato tra giornalisti invitati espressamente per porre domande ai due vertici delle istituzioni massoniche italiane. Oltre a Stefano Bisi era infatti pure presente Luigi Milazzi, past sovrano del rito scozzese antico ed accettato, che dopo una mattinata trascorsa all'Unical alla presenza di studenti del professor Carlo Costabile, docente di storia della democrazia all'Università della Calabria, si sono spostati in un noto hotel di Rende per rendere più alla portata dell'informazione giornalistica la conoscenza massonica, nel tentativo di superare i luoghi comuni che spesso l'accompagnano. La giornata informativa è stata organizzata dal Movimento Giornalisti d'Azione e dal Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione dell'Unical. È difficile entrare e comprendere i termini, le parole, le definizioni. Questo incontro è servito a questo, provare a comprendersi, a spiegare che cos'è la massoneria, sperando che ci si avvicini alla massoneria senza pregiudizi. Noi stiamo cercando di prendere in esame i diversi ambiti della società di cui il giornalista evidentemente si occupa quasi quotidianamente nei suoi articoli, per spiegare ai giornalisti il lessico più appropriato per dare informazioni più reali, più aderenti alla realtà, e quindi il giornalista con i suoi articoli diventare anche più autorevole. Fiorenza Gonzales per la CNews 24. La Fondazione Armonie d'Arte, presieduta da Chiara Giordano, con la sezione Scolacium d'Autore, curata da Armando Vitale, presidente dell'Associazione Gutenberg, e Denunzio Belcaro della Libreria Ubic, ha aperto la stagione autunno-inverno di Scolacium al Parco Archeologico di Roccelletta di Borgia. Ad inaugurare questa nuova sezione, che va ad arricchire l'offerta di Armonie d'Arte Festival, la presentazione dell'ultimo libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, edito da Mondadori, Padrini e Padroni, come l'Andrangheta è diventata classe di dirigente, un libro che ripercorre la storia del legame fra 'ndrangheta e politica e che mostra come la corruzione avvelena l'economia, provocando gravi disuguaglianze sociali. Ad introdurre l'incontro, moderato dal giornalista Riccardo Giacoia, sono stati Antonio Viscomi, vicepresidente della Giunta regionale, e l'avvocato Aldo Costa, e poi intervenuto il giornalista Paolo Pollichieni, in una sala gremita di gente alla presenza di numerose autorità civili e militari. Tanti gli aspetti che sono emersi nel corso dell'incontro, ma uno in particolare
particolare l'elemento che il procuratore Gratteri ha ribadito con fermezza, ovvero la necessità di un livello di istruzione e di attività educativa e culturale da recuperare per far prevalere tra i giovani un comportamento onesto rispetto a quello delinquenziale. Il prossimo incontro della sezione Scolacium d'Autore ospiterà venerdì 11 novembre Elena Stancanelli, che presenterà il suo libro La femmina nuda. Rossella Galati per la CNews 24. Il Crotone strappa ancora applausi al Meazza di Milano, come contro il Milano un anno fa, anche contro l'Inter. La squadra pitagorica lascia San Siro con l'onore delle armi. Come in Coppa anche in campionato, però, il risultato è lo stesso. Vince l'Inter, ma la squadra di Vecchi ha dovuto sudare anche più delle classiche sette camicie per avere la meglio sui calabresi. I pitagorici tengono botta per 84 minuti, poi crollano, sotto i colpi di Cardi e compagni. L'argentino segna una doppietta nel finale, confermandosi re dei bomber di Serie A, ma il gol che spacca la partita lo infila a Perisic a 6 giri d'orologio dalla fine. I rossoblù pagano a caro prezzo il calo nella ripresa rispetto ad un primo tempo giocato invece su buoni ritmi e praticamente alla pari con l'Inter. Decisivo il buco difensivo che permette al Corato di fare ciò che vuole ed infilare Cordaz, e il gol che taglia le gambe ai calabresi. Icardi fa il resto e il Crotone, che aveva assaporato per parecchi minuti il gusto del sorpasso sul Palermo, resta all'ultimo posto. Alessio Buonpasso per la CNews 24. Abbiamo fatto secondo me una partita dal punto di vista dell'ordine tattico, della voglia, della compattezza e anche cercando di voler ripartire, incredibile, in uno stadio non facile, e forse il punteggio secondo me, per quello che poi è stata la dinamica del match, sicuramente è molto generoso. Però preso il primo gol, chiaramente quando tu vai a cercare di far male all'avversario accetti dei compromessi che poi diventa difficile gestire, perché la qualità, quando hai Cardi, Ederi, Perisic e Candreva davanti, diventa difficile per tutti. Però potevamo secondo me porre rimedio prima, dove non siamo stati sufficientemente determinati, perché l'azione l'abbiamo poi interrotta di fatto con il tiro di Perisic quando poteva essere fatto prima. Alessio Buonpasso per la CNews 24. Bottino magro nel pomeriggio di Lega Pro per le quattro formazioni calabresi in campo. Perdono Catanzaro, Cosenza e Regina. Sorride a metà solo la Vibonese, che strappa via un buon punto da Andria. La solita sterilità sotto porta non permette ai rossoblù di portare in Calabria qualcosa in più. Nel giorno in cui Saraniti non è al top, è Cogliati a sprecare clamorosamente il jolly da tre punti al minuto 61 su assist di Favasuli. C'è da dire che anche pugliesi hanno avuto un paio di buone occasioni. Al 90esimo il pari è giusto, niente da fare al ceravolo per il Catanzaro. La Juve Stabia consolida il primo posto, concretizzando al meglio le poche occasioni create, e a fine gara piovono i fischi sulle aquile giallorosse, presa di mira soprattutto la società del patron cosentino. Fischi anche al Marulla di Cosenza e Lupi, beffati in pieno recupero dalla casertana, brava a restare in partita fino all'ultimo nonostante il gol di Caccetta, che a metà della ripresa aveva portato avanti Silani. I campani prima pareggiano con Ramos direttamente su punizione, poi Perina travolge in aria Corrado, Carlini ribalta il risultato. Terzo KO di fila in campionato per il gruppo di Giorgio Roselli, il quarto contando il turno di Coppa contro il Taranto. Crisi anche per la Regina, che contro il Siracusa incassa la terza sconfitta. Al Granillo passa di misura una delle squadre più deboli del campionato, evidenziando ulteriormente le difficoltà degli Amaranto. Fragilità in difesa, poche idee confuse a centrocampo, sterilità in attacco. Nulla da salvare, insomma, i siciliani mai impensieriti dagli avversari mettono la partita in cassaforte al 22esimo della ripresa con Valente, che approfitta del disastro in difesa replicando il gol di Longoni nel primo tempo. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24. La Tonno Callipo torna vittoriosa da Padova, espugnando un campo difficile. Una grande partita giocata ad altissimi livelli, soprattutto nei primi due set contro la sesta in classifica. La squadra di coach Cantor dunque ha la seconda vittoria stagionale, la prima da tre punti. Gelorossi subito aggressivi, ottima la correlazione muro-difesa, esaltando quelle che sono le vere qualità dei calabresi. Avvio straripante per la Tonno Callipo, che nonostante le reazioni di Padova chiude il parziale 16-25. Più combattuto il secondo set, ma l'efficienza di Vibo si porta sul 10-13 grazie all'ex di Geyler e l'ex di Mantini a mettere il timbro, realizzando il punto del 20-25. Nel terzo set i patavini cambiano però registro, guadagnando terreno. Pedrizzi porta i compagni di squadra sul 19-14. Vibo risponde con Relec, ma i veneti chiudono 25-22. Nel quarto set Vibo inizia una vera e propria lotta punto a punto, arrivando così fino al 17 pari. Un equilibrio che si prolunga anche nel finale di set, ma la
Callipo mette la freccia con il punto del 25-27. Una vittoria pesante, fondamentale per la Tonno Callipo al termine di una partita giocata con grande sacrificio e lucidità. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24. Una vittoria al tie-break per Soverato che scaccia così gli spauracchi delle precedenti gare. Partita sofferta contro Brescia per Travaglini e compagni, ma la voglia di riscatto ha prevalso su tutto il resto. Rimonta nel primo set, partito male per le biancorosse di coach Saia e dominato ampiamente dalle ospiti. Nel secondo parziale però le cavallucce marine rimettono in ordine le idee e agganciano il risultato chiudendo 25-19. Terzo set al cardiopalma, Brescia prende il sopravvento sulle padrone di casa che però non si lasciano intimorire e chiudono il parziale 27-25. Nel quarto set Soverato non riesce a chiudere la partita già sul 22-20, a pesare un errore al rientro dal break a favore delle ospiti che rimanda così tutto al tie break. Grinta, cuore, coraggio, elementi fondamentali per il Soverato che sotto di 4-8 prima e 10-12 dopo riesce a raggiungere le ragazze di coach Mazzola senza fallire la seconda opportunità per chiudere set e incontro 16-14. Tie break fatale invece per l'altra calabrese Palmi che cade in casa contro Olbia. Una partita combattuta fino alla fine contro le sarde con un avvio nettamente in vantaggio. Le ragazze di Galli però recuperano e conquistano i parziali centrali portando a casa i due punti e lasciando Palmi in basso alla classifica. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. La CNews Mattina, da lunedì a sabato alle ore 7, domenica ore 8. I calabresi sono informati.